Ciao a tutti, benvenuti a Balconi TV Trento. Oggi con noi ci sono i Centro Malessere. Pensando e ripensando al mio passato, non riesco a ricordare qual è stato di quei tanti il giorno in cui ho delegato la mia vita agli altri. Ho smesso d'essere me, perché tutte quelle volte in cui non ho lottato e mi sono uniformato, il mio io veniva accantonato ancora un po' più in là, tipo troppo singolare per vivere al plurale in una società che cerca la complicità, che cerca la complicità. Continuo a martellarmi quel pensiero, chi sono io davvero? Sono certo che cambia e diventa il tale quale a voi, disposto a dare in pasto la mia autenticità a cani che si nutrono di personalità, di personalità. E allora tutte quelle donne che ho sposato, dalle quali ho divorziato, non avevano ragione a dire che ero il vecchio me, perché per loro ero cambiato. Io mi ero adattato per un quieto vivere, per un quieto vivere. E allora tutti quegli amici che ho perduto non avevano ragione a dire che ero ormai cresciuto, erano la televisione, quel divano fracassato a far di me uno sconosciuto, a far di me quell'uomo che dovevo essere. Ciò che volevamo, cosa ne sarebbe di noi? Ora che non sappiamo chi siamo, poteva solo andar meglio. Tanto uno sbaglio è soltanto un passo che più mi avvicina al meglio di me, perché fino ad ora io non ho mai visto che mura, e quando il mio sguardo si apriva era la vita che mi suggeriva di guardare più in là, verso un futuro che non sia più standardizzato, dove non serva cambiare per chi non ci ha mai apprezzato. Così un po' alla volta avrei ritrovato i resti di quel vecchio me, perché il mio sbaglio più grande è stato cambiare per te. Bravi ragazzi, grazie di essere venuti qua intanto. Grazie a voi. Vuoi dirci il titolo della canzone? Il titolo della canzone è Mein eigenes Ich, che in italiano vuol dire il mio io, e parla in poche parole di quando accantoniamo il nostro vero io per accontentare gli altri. E infatti il titolo è in un'altra lingua per far capire che il protagonista della canzone e il suo io non hanno niente a che fare. Poi la lingua tedesca è messa a caso, poteva anche essere in polacco, in giapponese. Esprime pur sempre quel giusto malessere da cui si parte, no? Esatto. Possiamo trovarla anche su un album, vero, questa canzone? Questa canzone la trovate sul nostro album che abbiamo inciso l'anno scorso. L'album si chiama La Sindrome dell'Uomo e lo trovate free su YouTube, Spotify e SoundCloud. Se volessimo invece cercarvi, oltre che su Balconi TV e Spotify, YouTube, possiamo trovarvi anche su Facebook, immagino? Certamente, abbiamo la pagina Facebook Centro Malessere, Delirio Acustico, ci trovate lì. Direi che non vi potete sbagliare. Volete presentarvi anche, magari? Allora, io sono Paul, basso e voce, lui è Fedri, chitarra solista, e poi c'è Cisco, chitarra ritmica e cori. Val di Sole, Val di Rabbi, Val esatto, di No. È importante, ringraziamo anche le tre valli che ci portano sempre il giusto malessere quando scendono qua. Esatto. E
soprattutto ce lo fanno gestire bene quando arriviamo noi da voi. Esatto. Posso confermare personalmente. Beh, se non avete altro da aggiungere, direi che... A posto, direi. Grazie, posto. Aggiungiamo un grazie. Ringraziamo di nuovo il Centro Malessere, ringraziamo la cooperativa Samuele che ci ospita qua al Burnout, ringraziamo la PPM che ci permette di fare Balconi TV, tutto lo staff di Balconi TV Trento, e ringraziamo Fabrizio Tedeschini, ormai la formula la conosciamo tutta, sul pollicione, e salutiamo il vostro pubblico con un bellissimo Stay With Us. Stay with us.